Benvenuti a TG360, all'informazione flash a cura della redazione di RTO Aquesio. Nella tarda serata di martedì, nella sede della Regione Umbria, è stato sottoscritto l'accordo per la cessione dell'azienda elettronica orvietana tra l'attuale proprietà e l'imprenditore ferrarese Leonardo Busi, proprietario di Elenos. Nel dettaglio mancherebbe soltanto l'atto di conclusione del concordato da parte del giudice del lavoro di Terni, ma ormai dopo la sottoscrizione dell'accordo tra vecchia e nuova proprietà di Electrosis si può sicuramente sostenere che per quella che tutti chiamano ancora la ex Iteco può nascere una nuova primavera. Leonardo Busi, appena arrivato ad Orvieto, ha subito messo sul tavolo la sua proposta: affitto dell'azienda, riorganizzazione operativa con il ricorso alla cassa integrazione per gli operai, che purtroppo non rientreranno nella prima fase del piano industriale, ristrutturazione del sistema di produzione, degli impianti, recuperando le commesse rimaste ferme dopo lo stop operativo. Prospettive che si sono fin da subito tramutate in obiettivi molto chiari: mantenere l'azienda ad Orvieto, mantenere il maggior numero di lavoratori possibili per rendere l'azienda competitiva e produttiva, recuperare l'attività di produzione e investire sulla ricerca e sviluppo. Il comune di Castelviscardo, nei termini previsti per legge, ovvero il 30 novembre, ha proceduto ad inserire nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 28 novembre scorso l'assestamento di bilancio. La manovra è stata approvata all'unanimità con il solo appoggio della maggioranza, che con convinzione ha così garantito il numero legale e l'approvazione dell'assestamento. La minoranza, totalmente assente, ha rinunciato invece a dare il proprio contributo al dialogo democratico. Essendo stato approvato il 30 settembre scorso il bilancio preventivo, l'assestamento non ha riguardato grossi spostamenti tra i vari capitoli. Entrando più nel dettaglio, risultano mantenuti gli equilibri di bilancio e le correzioni apportate riguardano soprattutto gli aggiustamenti per l'attività ordinaria del comune, piccole manutenzioni e interventi sul patrimonio, somme per la gestione della macchina amministrativa e scolastica. Se analizziamo l'assestamento nelle parti più interessanti, ha commentato l'assessore al bilancio del comune Luigi Aborri, notiamo una variazione in aumento per ciò che riguarda i trasferimenti dallo Stato, che seppur di poco importo, circa 7.000 euro, rappresentano risorse importanti per il nostro comune. Sempre per le variazioni in aumento si nota un maggior introito degli oneri di urbanizzazione, più 1.600 euro già incassati. Per quanto riguarda invece le minori uscite, è rilevante il risparmio netto di energia elettrica e gas per riscaldamento relativo all'anno 2014 dopo essere entrati nel Consorzio Energia Veneto. Incidenti stradali in Umbria, nella provincia di Perugia nel 2013, i numeri, le cause e le tipologie di strade su cui si sono verificati sono questi dati, che sono stati presentati dall'Automobile Club regionale dell'Umbria e provinciale di Perugia mercoledì 3 dicembre nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Economico Tecnologico Aldo Capitini nel capoluogo umbro. Emergono dei numeri poco positivi per l'Umbria, perché c'è una controtendenza rispetto a quello che è avvenuto in Italia nel 2013, dove tutto è migliorato. In Umbria i morti sono aumentati, gli incidenti sono aumentati e la stessa cosa è avvenuta nella provincia di Perugia. Certo, dire che 11 vittime in più sono niente, qualcuno ha sottolineato, a me sembra incredibile e poco cosciente. In effetti 11 vittime in più rispetto al 2012 è un dato allarmante, significa 11 famiglie che hanno perso un loro caro, significa una situazione sociale veramente tristissima. Noi negli anni e anche nel 2013 abbiamo cercato di fare tanto, poi ovviamente un incidente può stravolgere le statistiche, quindi la tragedia trasforma in numeri quello che magari uno costruisce durante tutto l'arco di un anno. Oggi ci troviamo qui al Capitini a parlare di queste cose e di altro con i ragazzi, perché sono solo loro che possono fare qualcosa. Qualcos'altro lo possono fare le pubbliche amministrazioni con le strade e tutta una serie di interventi che ormai penso che il cittadino sia più che informato. L'evento Far crescere l'Italia che legge, il patto umbro per la lettura, è il frutto di circa 3 anni di lavoro svolto al fine di sensibilizzare e coinvolgere gran parte della comunità umbra sul tema dell'importanza della lettura. I 92 comuni umbri, 12 distretti sanitari, 114 pediatri di libera scelta o di famiglia, quindi la totalità, le 45 biblioteche della rete regionale Nati per Leggere, 200 asili nido, le scuole, le 6 fondazioni bancarie umbre, delle casse di risparmio, l'ufficio scolastico regionale per l'Umbria, l'AIB, l'ACP di Umbria, le librerie, gli editori, il mondo dell'associazionismo, il terzo settore, le fondazioni bancarie, gli imprenditori locali, numerosi lettori volontari. Obiettivo del progetto in Umbria è quello di unire le forze per lavorare insieme ad un unico obiettivo: favorire maggiori opportunità di sviluppo ai bambini che vivono in Umbria e un migliore benessere alle loro famiglie. Stiamo studiando
attivando anche un sistema di monitoraggio delle azioni poste in essere. Obiettivo del progetto a livello nazionale: costruire una buona pratica di promozione della lettura efficace, sostenibile ed esportabile anche in altre regioni. La regione Umbria ha coinvolto nel progetto 4 servizi regionali degli assessori della cultura, sanità, istruzione e welfare e tutte le autonomie locali. Certo, in questo momento la città di Terni e con lei tutta l'Umbria, le forze politiche e il governo regionale sono concentrati sulla drammatica vicenda dell'AST e impegnati nel sostenere i lavoratori nella loro battaglia. Ma Terni è anche una città che è culturalmente molto vivace, cioè ha molte iniziative. Per me è un piacere particolare perché è un progetto che io ho portato avanti in questi anni, di avere una versione ternana di Umbria Libri, che era nata come manifestazione interamente, che si svolgeva interamente a Perugia. Adesso finalmente noi la facciamo, una prima parte a Perugia e una seconda parte a Terni, e la Umbria Libri qui a Terni ha una caratterizzazione molto precisa. Quest'anno in più si lega al lancio di questo importante progetto che si chiama In Vitro, che è quindi è quello di cui discuteremo stasera, oggi, che fra l'altro è la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia, quindi le due cose si sposano molto bene. È il progetto per diffondere la lettura ad alta voce per i bambini piccolissimi, cioè quelli da 0 a 3 anni, e poi il rapporto con il libro nei bambini da 3-6 anni. Quindi è un progetto che vuole avvicinare le bambine e i bambini alla lettura e al libro come, diciamo, condizione per poter favorire una crescita culturale di questi piccoli, che poi diventeranno degli adulti consapevoli. Roberto Conticelli, caporedattore Nazione Umbria. Qui in Umbria è la 10ª edizione di questo campionato di giornalismo, un'opportunità per il giornale, per i ragazzi, insomma, che si possono esprimere, cominciare magari a cimentarsi anche a leggere i giornali, che è importante. Come no, siamo molto radicati qui in Umbria come nazione, questo campionato ne è la conferma, è anche un modo per avvicinare le giovani generazioni che altrimenti magari non si avvicinerebbero al mondo dell'informazione, al mondo della carta stampata, anche perché oggi viaggia moltissimo il digitale, ma il campionato ha saputo adeguarsi ai tempi e ha trovato anche una via, appunto, digitale, una via internetiana, una via online. È importante avvicinare i ragazzi perché, insomma, è proprio il futuro anche della comunicazione, come fruitori ma anche come operatori, chissà che qualcuno non divenga giornalista, sono proprio loro. Come possono partecipare i ragazzi? Chiaramente tramite le scuole, tutte le scuole sono coinvolte dell'UM? Le scuole che vogliono hanno la possibilità di avvicinarsi a noi, vengono contattate, hanno di fatto un giornale a loro disposizione e pagine sulle quali poter così sperimentare la propria vocazione giornalistica, interviste, servizi, raccontare quello che vogliono, e di solito sono molto bravi, spesso più dei giornalisti veri e propri. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Equesio, torna puntuale tra un'ora.